Siamo a Dubai. Quella che vedete alle mie spalle, quella struttura iconica, è il Museo del Futuro, The Museum of the Future di Dubai. Perché la riflessione che voglio fare oggi, l'aneddoto e la storia che voglio raccontare durante questo talk, ha a che fare sia col nostro presente, ma anche col nostro futuro. Quindi questa location non è stata scelta a caso. Da qualche mese mi sono trovato a riflettere su alcuni temi per me piuttosto nuovi, in particolare su da dove derivi la creatività degli esseri umani, su da dove derivi la nostra capacità di creare arte, ma soprattutto se l'intelligenza artificiale può creare arte, se un essere sintetico, quindi senza anima, sia in grado di produrre opere d'arte. Ho così cominciato a riflettere su questi temi, ho chiesto ad alcuni amici artisti da dove derivi la creatività degli esseri umani e da dove derivi la nostra capacità di creare arte. Tipicamente si è nel corso dei secoli si è pensato che l'arte sia un'espressione dell'anima umana. Alcuni dei miei amici artisti hanno nominato la capacità degli esseri umani di creare bellezza, di rimescolare le proprie esperienze di vita. Hanno accennato che la creatività derivi dal DNA e dalla curiosità degli esseri umani. Ecco che quindi è facile capire come un essere artificiale, un essere sintetico, un'intelligenza artificiale non possa creare arte, perché un'intelligenza artificiale non ha un'anima, non ha curiosità, non ha un DNA come invece ce l'hanno gli esseri umani. Il 23 di marzo ho avuto modo di partecipare a un progetto molto interessante al quale ho lavorato per i sei mesi precedenti. In quella data, infatti, abbiamo venduto sul mercato online di Nifty Gateway, il mercato più importante per gli NFT al mondo, il più famoso e che genera i volumi più grandi. Abbiamo venduto 4 opere d'arte create da Sofia, l'umanoide, e il robot più famoso al mondo e l'intelligenza artificiale più famosa al mondo. E uno di questi ritratti è proprio il mio ritratto che potete vedere in questo momento alle mie spalle. Quindi, dopo tutto, l'intelligenza artificiale può essere creativa. Infatti, ha creato il mio ritratto, mi ha dipinto. Di questi 4 ritratti, uno è stato il mio, venduto in oltre 60 edizioni per un totale di $240,000. Dopodiché c'era il ritratto, ha fatto il ritratto del suo creatore, David Hanson, il ritratto del creatore della sua intelligenza artificiale, Ben Gortzel, ed un suo autoritratto. Il totale della vendita di quest'asta è stata di oltre $1,300, anzi quasi $1,400,000, con l'autoritratto di Sofia, fatto da Sofia stesso, quindi l'artista che diventa artista, battuto per $688,888, acquistato dal collezionista anonimo 888 in occasione di questo evento. Ma come siamo arrivati appunto ad avere l'intelligenza artificiale più famosa al mondo, ambasciatrice dei diritti umani per l'ONU, il primo robot al mondo con un passaporto e una cittadinanza, partecipe in numerosi talk show in tutto il mondo, tra i più famosi talk show al mondo, e addirittura coprotagonista di molti film. Come siamo arrivati ad avere Sofia che dipinge un mio ritratto? La storia inizia l'estate scorsa, quando, parlando col mio amico Andrea Bonaceto, appassionato di opere d'arte digitali, collezionista di NFT, esperto di blockchain, ho scoperto che era anche un talentuoso
un talentuoso artista che nel suo tempo libero creava ritratti col suo iPad, ritratti vettoriali col suo iPad. E quindi in virtù di quella, di questo nostro, no, durante questo nostro incontro mi ha mostrato alcuni dei ritratti di persone famose che aveva fatto, tra le quali appunto David Hanson e Ben Gorzel e Sofia stessa. Al che gli ho chiesto: dov'è il mio ritratto? Perché non fai un ritratto anche a me, quasi per gioco? E Andrea dopo tutto ha accettato in virtù della nostra amicizia e 3 settimane dopo mi ha fatto vedere il ritratto che mi aveva fatto. Il ritratto mi impressionò a tal punto che insieme iniziamo a pensare a come poter rendere questo ritratto un'esperienza unica e un punto di svolta nella storia dell'arte digitale e qualcosa che verrà ricordato per sempre. Ho avuto la fortuna dal 2017 di lavorare con Sofia appunto e averla incontrata numerose volte, parecchie volte, perché lavoro per la compagnia che fondamentalmente fa l'intelligenza artificiale di Sofia. E quindi proprio in virtù di questa mia relazione professionale con David Hanson e Sofia e SingularityNet della quale faccio parte, ho creato appunto questo incontro digitale tra Andrea, il mio amico, l'artista, e David Hanson, l'artista anche lui, ma anche il creatore di Sofia, e Ben Gorzel, il creatore dell'intelligenza artificiale di Sofia. Così abbiamo iniziato a immaginare, abbiamo fatto partire la nostra fantasia, abbiamo pensato a come potesse Sofia creare arte, a come potremo appunto utilizzare la sua intelligenza artificiale, i suoi neural network per generare immagini che non sono mai state create prima e che l'essere umano che lavora con Sofia non ha nemmeno potuto immaginare. È così che David Hanson, col suo talento artistico, ha selezionato decine e decine di immagini che sono state immesse all'interno dei neural network di Sofia, che le hanno rielaborate e hanno utilizzato i ritratti fatti da Andrea, quindi il mio, quello di Ben e quello di David, come base, creando immagini del tutto nuove, del tutto inedite, che solamente Sofia avrebbe potuto creare in base all'allenamento, il training dei suoi neural network, in base all'esperienza che ha raccolto nella sua intelligenza artificiale nel corso degli anni e in base alle immagini che David Hanson ha immesso all'interno dei neural network di Sofia. E i risultati sono questi che vedete alle mie spalle. Quello abbiamo già visto il mio ritratto, questo è quello di David Hanson, questo invece è Ben Gorzel e questo è l'autoritratto di Sofia, che come vedete cambia, diventa dal ritratto che ha fatto Andrea a quello che ha fatto Sofia. Ed è questo che è stato venduto e battuto per quasi 700 mila dollari, del quale ha parlato tutto il mondo, dalla CNN, BBC, New York Times e ovviamente anche i media italiani. Ecco, quindi se la domanda di partenza è se l'intelligenza artificiale è in grado di creare arte, quale può essere la risposta? Beh, la risposta non è così semplice, e come non è così semplice dare una risposta a cosa sia l'arte, da dove derivi l'arte, da dove derivi la creatività. E però una cosa è sicura, l'intelligenza artificiale ancora non può creare arte, non può creare arte in maniera indipendente, ma sicuramente l'intelligenza artificiale è uno strumento nelle mani dell'artista e può essere utilizzata per creare arte, ma può essere anche ispirazione per gli artisti, può creare immagini immagini del tutto nuove e inedite che gli umani che la utilizzano non hanno neppure avuto modo di immaginare, ma ancora non può creare arte in maniera autonoma, non può creare arte almeno finché non riusciremo ad aggiungere un'intelligenza generale artificiale in grado di essere cosciente, senziente, di provare sentimenti e di quindi generare bellezza in maniera completamente autonoma da ogni input degli esseri umani. Grazie per avermi ascoltato.